Allora, vediamo se dalla terminologia riusciamo a mandare i file, vediamo. Allora, il dato di informe che abbiamo, 17 soci, sì, e 4 delle, quindi abbiamo un totale di 21 tanti. Allora, vi dirò che abbiamo un po' di sorprese quest'anno, perché, e adesso lo vediamo subito. Intanto sulla composizione dei soci, perché quest'anno, e questo è un po' sorprendente, oltre la metà dei soci non era socio lo scorso anno. Beh, questo chiaramente è un fatto anche per l'impatto pandemico, probabilmente, questo è sicuro. Però adesso vediamo, e questo naturalmente mi fa, naturalmente in qualche modo mi porta anche a raccontare qualcosa anche ai nuovi soci, oltre che ai soci, diciamo, chiaramente sperimentali. Quindi andiamo avanti, adesso non so se mi vedono su, mi vedete per andare avanti, ecco. Allora, no, prima vediamo l'ordine del giorno, quindi quella di dietro, mi fate io scherzo, non mi fa piacere. Allora, ordine del giorno, abbiamo l'approvazione dei bilanci, consuntivo, 2020-2021, poi chiaramente la produzione di bilancio preventivo 2021-2022, questo è, diciamo, tradizionale, però abbiamo in scadenza il collegio dei provvedimenti e quindi dobbiamo rinnovarlo per il triennio 22-24 e poi eventualmente le eventuali discussioni, diciamo, su qualsiasi argomento, quindi andiamo avanti. Allora faccio vedere, sempre che, la prossima, grazie, andiamo. Purtroppo non volevo manovrare io. Avanti. Allora, vi faccio vedere il solito grafico che faccio vedere in tutte le assemblee, anche e soprattutto a beneficio appunto dei nuovi soci. Diciamo, questo è l'andamento dei soci, una crescita incredibile fino a metà degli anni 90, dove abbiamo sfiorato i 7.000 soci. Vi ricordate chi c'era allora? Che praticamente non ci sentava, non sapevo mai, perché grandissimo, andava per 150 posti, cioè per 6-7 anni pure non ci sentava, si mettevano le sedie in più. Poi, dopodiché, dopo la metà del 95, è cominciata una discesa più o meno lenta, però praticamente inesorabile, fino poi al, diciamo, al 2017, quando siamo passati dal Stato di Magno qui alla Sala del Caravaggio, e questo passaggio ci portò, come probabilmente chi di voi all'epoca era socio del Cinecircolo, si ricorda che abbiamo perso più del 70% dei soci che eravamo lì al Stato di Magno. E questo ci portò al minimo storico di 588 soci. Alla prossima, grazie. Vediamo invece che cosa è successo negli ultimi anni. Allora, nei 3 anni successivi, come vedete, fu invertita questa tendenza che sembrava ormai ineluttabile, che ci portasse piano piano, insomma, un po' alla costruzione, e per 3 anni consecutivi i soci sono cresciuti fino ad arrivare alla fine a giugno 2020, alla fine stagione del 2020, a 810 soci. E poi naturalmente c'è stato lo tsunami, della pandemia, che chiaramente ha fatto, tra l'altro, vi ricordate che la chiusura delle sale, la seconda chiusura delle sale, dopo il primo lockdown, la chiusura delle sale fu fatta proprio ad ottobre, quindi esattamente quando normalmente i soci rinnovano la loro tessera. E quindi è abbastanza normale che le persone in quel momento non hanno rinnovato la tessera. Quindi, diciamo, il 57% dei soci dell'anno prima non ha rinnovato la testa. E quindi abbiamo concluso annata, sebbene, naturalmente, come ricorderete, siamo riusciti poi, appena le sale hanno riaperto nel 2021, a completare il 100% del programma, siamo arrivati al 351. Con l'arrivo dei vaccini le cose sono nettamente migliorate, naturalmente comunque è chiaro che non abbiamo ripreso tutto, però vedete che al 2 dicembre siamo 576 soci. Quindi c'è già
un segno in qualche modo di ripresa di fiducia, di ritorno alla normalità. Peraltro anche questa assemblea è una diciamo, dimostrazione di ritorno alla normalità, perché ricordo che l'ultima assemblea l'abbiamo fatta un po' in ritardo rispetto al solito, non a dicembre 2020, ma a gennaio 2021, e abbiamo fatto su Zoom, perché chiaramente le sale cinematografiche erano ovviamente chiuse, eravamo diciamo, nel pieno della gara. Siamo andati avanti, grazie. Allora, dei 310 soci del giugno 2020 non hanno rinnovato i 402, e dei 351 soci del giugno 2021 non hanno rinnovato 73, quindi chiaramente poi andiamo avanti. Quindi abbiamo 576 soci al 2 dicembre, di cui 490 ordinari, 81 senior e 5 junior, sempre troppo pochi, però insomma almeno ci sono. 174 sono i soci, cioè mai iscritti prima, quindi per la prima volta sono un bel pezzo, diciamo circa un terzo, 38,5%. 134 sono invece ex soci degli anni precedenti, cioè che non erano nella stagione 19-20, e sono il 23%. Il totale è pari a 51,3%. Come ti dicevo, abbiamo un parterre di soci molto rinnovato. Andiamo avanti, grazie. Allora, giusto per la cronaca, evitare i spettacoli. Solo lo spettacolo del martedì 18:45 alla Farina, guarda caso, proprio 157, ma non sono le culture che pagano di questa sala, l'ipotesi. Mentre invece chiaramente andiamo un po' maluccio nei due spettacoli, nei primi due spettacoli del mercoledì, e speriamo ovviamente di migliorare. Andiamo avanti. Circo ha avuto, come dicevamo, un momento molto difficile nel 2017. Calo, si è perso oltre il 70% di soci, l'abbiamo anticipato, andiamo avanti. E però, prossima, grazie. No, l'obiettivo non è facile, come hai capito, però sento. Quindi è arrivato al minimo storico di 588 al 20 novembre 2017, tale cui ovviamente c'è stato di nuovo nel Consiglio di Presidenza. A giugno 2018 però eravamo già 388, ancora avanti, grazie. E poi nell'anno successivo eravamo a 763 e poi alla fine eravamo arrivati a 810 soci, grazie avanti. CineCirco aveva quindi invertito questa tendenza che sembrava inevitabile, insomma in questo triennio c'è stata una crescita del 37% di soci. Il lockdown nazionale chiaramente insomma, ci ha portato a marzo 2020 a interrompere bruscamente l'attività, però le attività poi sono state effettivamente completate. Con le proiezioni di giugno e settembre, spostamento della edizione del primo cinema giorno a ottobre, e la pandemia ha provocato poi una seconda serata, come dicevamo, a ottobre del 2020, e però proprio per questo ovviamente l'impatto è stato devastante, va a vedere il 57% di soci. Un evento senza precedenti nella storia del cinema, ma anche nella storia d'Italia e nella storia del mondo, e quindi però diciamo una prova sicuramente difficile, ma insomma abbiamo provato a resistere, come avete visto, quindi abbiamo fornito vari programmi alternativi, eccetera. Anche per il secondo anno abbiamo completato totalmente la programmazione e abbiamo fatto anche la registrazione di edizione del Premio Cinematografico sempre in presenza, uno dei pochi festival che ha fatto tutte le sue edizioni sempre. Continuiamo la collaborazione, naturalmente qui c'è il Consiglio Generale che è responsabile dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento delle scuole. Ci sono vari contenuti che sono sul nostro sito, sono accessibili a tutti i soci e anche ai genitori degli studenti. Andiamo avanti. CineCirco ha voluto concentrare la sua attenzione nel cercare ogni possibile finanziamento e contributo sia dal Ministero, che era la regione Lazio, Roma Capitale, riuscendo a ottenere finanziamenti effettivamente mai avuti prima. Adesso non andrà avanti troppo veloce perché io vorrei che sto fermando un momentino su questa cosa, incamminando poi in fretta. Allora, abbiamo avuto 20.000 euro dalla regione Lazio, c'è la cosiddetta centrale acquisti per il Premio Cinema Giovanile 2020, 9.000 euro da Lazio Crea per il sostegno Covid, molti di questi finanziamenti sono proprio per questo momento molto particolare. Il Ministero per il bando cosiddetto Cinecircoli ci ha dato 12.000 euro ed è
risultato, insomma, non si vedeva da un po' di tempo, e poi ci ha dato un periodo di 10.000 euro per il premio Cimentone. Il comune di Roma, che non ci aveva mai cambiato, essenzialmente erano alcune piccolissime cose tramite il Movimento 5 Secondo, questa volta invece è stato molto più generoso e ci ha dato addirittura 20.000 euro, proprio per il problema del Covid. E tutte queste cose ci hanno raggiunto una cifra considerevole, 71.000 euro, mai nella storia del Cinecircolo ci sono stati impegni pubblici di qualità, che hanno interamente assorbito quella perdita di soci del 57% di soci, fortunatamente, anzi addirittura con un avanzo. Per la esattezza dovremmo anche aggiungere qualche piccole cifre per quella manifestazione. Noi abbiamo fatto un bando di gara con l'UNAR, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'antirazzismo e abbiamo vinto questo bando. Abbiamo fatto un bel progetto con degli studenti e questo ci ha consentito di avere dei ritorni, diciamo, vabbè, dei rimborsi spese per le noleggi prima, d'accordo, però c'è anche un rimborso spese per la busta paga della dottoressa Bernalazzo, ma anche hanno pagato in qualche modo la prestazione, diciamo, la mia prestazione, e che io ho semplicemente girato totalmente al Cinecircolo come appunto un contributo di erogazione liberale, quindi in effetti questi 71.000 potrebbero essere venuti come 73.000, quindi ancora meglio. Ecco, andiamo avanti, la prossima, grazie. È chiaro che la strada del recupero dell'anonimità è ancora in risalita, insomma, faticosa, solo chiaramente con l'aiuto, la fiducia, la buona volontà di tutti gli attuali passati, soprattutto con i soci, che sono i veri 11 legittimi proprietari del Cinecircolo, ce la dovremmo fare. Andiamo avanti. Voglio spendere una parola sulla nostra rivista. Avete visto che oggi è il primo giorno in distribuzione per questo orario di spettacolo. Era arrivato in borsa la settimana scorsa, però diciamo per voi è la prima volta. E soprattutto a beneficio dei nuovi soci, ma tutto sommato è venuto aiuto anche per quelli un pochino più esperti, che questo è veramente uno dei lanchi, uno dei fiori all'occhiello del Cinecircolo Romano, una tradizione lunghissima, come sapete, si stampa da tempo immemorabile, e mi fa piacere che ci siano dei soci che con orgoglio ci dicono: ma io ho una collezione fin dal 1980 o cose di questo tipo, e non è un deviantino, insomma, una scheda, eccetera, ma è un'opera di grandissima valenza culturale, interamente a colori, carta pregiata, brochette figurali di Tisino, con i principali commenti di ragioni critici, articoli dettagliati sui vecchi americani di Venezia e Roma, e ringrazio ovviamente gli estensori, diciamo, quindi per Canna, Maria Teresa Raffaele, per Venezia, per la Posa, per Roma, scritto con Proseglia, gli approfondimenti critici della rubrica Riflettori su, perché alcuni film particolari per i quali ci è sembrato utile fare un approfondimento critico, in fondo alla rivista abbiamo messo degli approfondimenti critici, al di là di quegli estratti che facciamo assieme a assieme, quindi un pochino più ampi, e quindi un ringraziamento naturalmente particolare al direttore editoriale, Luciano Volta, che è il nostro vicepresidente, e a quelli altre redazioni, voglio dire tutti, Giuseppe Angelo, Luciano Agolini, Lorenzo Alfabeti, Maria Cavallina, Michelangelo Pacchia, Maria Neri, Fausto Marchini, Carlo Matera, Mario Moncordino, Enrico Valdanisi, Maria Teresa Raffaele, Laura Sardini e Beatrice Fragliano. Il costo vivo di stampa di questo libro di Grande Reggio è di 6,25 euro. Questo è il costo vivo di stampa. È chiaro che il valore è molto più alto, perché se dovessimo solo mettere anche a quota, non so, donna delle pulizie, le ore, le nottate che sono state spese su questa rivista, arriveremo a cifre chiaramente iperboliche. Chiediamo invece però solo una monetina da 2 euro di contributo alla stampa, molto graffiato, meno di un pezzo di quello che è la stampa, proprio per
dargli un valore e in qualche modo anche psicologicamente per evitare quelle cose che si vedevano un po' con le mani, le ricordate quando venivano poi lasciate sulle poltrone, insomma, è una cosa che fa stringere il cuore e poi non è nemmeno rispettoso per la fatica dei soci volontari che la fanno. Sentito il ringraziamento, naturalmente va per quanto riguarda il bilancio da parte del Consiglio di Presidenza, Presidente Onorario di Pietroburgo, che ha fornito in tempi brevissimi, sempre molto brevi, devo dire, un apprezzato e prezioso contributo di pluriennale speranza e esperienza di bilanci e naturalmente anche a tutto il Consiglio di Presidenza, in particolare ai soci e anche ai soci dei democratici per il pensione. Vi dico il succo che cosa esce dal bilancio, poi vi vediamo però in dettaglio, quindi poi chi vuole fare domande ovviamente liberissimo. Allora, a 30 settembre il cinese coronavirus è esercizio con un avanzo di ben 36.000 euro, proprio dovuti a quel grande, diciamo, contributo statale, regionale o comunale, che ha come differenza tra i ricavi, cioè 12.000 euro, e i costi 83.000 euro. È l'avanzo dell'esercizio che avete accantonato come riserva di patrimonio per candidarsi rispetto a possibili, diciamo, le autorità del contesto socio-sanitario futuro, comunque insomma abbiamo un ragionamento. Ecco. Rispetto allo scorso esercizio sono verificati un aumento dei ricavi del 27,5% da 94.000 a 120.000, sempre meglio rispetto all'aumento dei contributi, perché l'anno precedente avevamo avuto 10.000 euro di contributi, quindi avendo avuto 71.000 sono 71.000 euro più. Che compensano i meno 40.000 euro delle mancate quote associative, chiaramente. Una lieve diminuzione dei costi dell'8%, perché siamo passati da 91.000 a 83.000 a 94.000, dovuto sostanzialmente ai migliori servizi di cinema, perché abbiamo fatto qualche giornata in meno, ma anche perché abbiamo, e questo devo ringraziare ovviamente la sensibilità della direzione del Caravaggio, abbiamo diciamo, rinegoziato proprio il costo unitario giornaliere della sala proprio per fare in modo di venirci incontro in questa situazione, diciamo, di grande difficoltà. E devo ringraziare per la sensibilità. Patrimonio netto ammonta a 91.000 euro e parte di questo esercizio subito una variazione, un aumento appunto di quei 36.000 euro, diciamo, dell'avanzo. Andiamo avanti. La prossima, grazie. Lo stato della domanda attiva di disponibilità liquida al 30 settembre 2021 sono 133.000 euro, con un incremento di oltre 44.000 euro per quello che abbiamo appena detto. E vediamo un po' nei dettagli di bilancio. Allora, ecco, lo stato della domanda, lo abbiamo appena detto, 132.000 nel 2021 contro i 90.000 nel 2020, quindi in aumento. Grazie, alla prossima. Non so se riuscite a leggere la lista in fondo, però sono più o meno le cose che si leggono, le cifre, le disponibilità liquide, vedete, sono molto aumentate e quindi l'attivo anche è aumentato molto notevolissimamente da 90.000 a 130.000. La prossima, grazie. Il nostro patrimoniale passivo, vedete che il patrimonio netto è quasi raddoppiato, no? Il fondo di dotazione è sempre lo stesso, il risultato avanzo dell'esercizio, mentre l'anno precedente avevamo un avanzo di 2.000 euro, quest'anno abbiamo un avanzo di 36.000. Poi, con gli oneri, le cifre principali, ecco, vediamo solo queste, l'area dei sconti passivi, totale passivo 136.000 contro i 90.000 dell'anno precedente. Andiamo avanti. Allora, oneri e costi. Allora, vedete che si vede subito immediatamente che i proventi, mentre nell'anno precedente avevamo incassato oltre 78.000 euro di quote, l'anno scorso abbiamo incassato solamente 37.000. È ovvio, perché sono i soci, sono i migliori del 50%. Sono molti, però, metà di non sicuri agli enti pubblici, 10.000 a 71.000, e quindi il totale fa sì che l'avanzo di disavanzo è, diciamo, 38.000 invece di 3.000. Avanti alla prossima. Costi e oneri di supporto generale, vedete che anche qui i numeri sono molto buoni, con l'avanzo che dicevamo prima. Avanti alla prossima. Allora, saldo patrimoniale attivo, di disponibilità liquide tra Quattro Poste, Intesa Sanpaolo e cassa sono di 133.000 euro contro gli 88.000 dell'anno precedente, quindi un aumento di oltre 44.000 euro. Andiamo avanti.
L'invoice del minuto gestionale, quindi un po' più sul dettaglio, diciamo, vi dico solamente i numeri principali. Abbiamo detto che i servizi di fornitura Cina sono un po' più limiti, perché abbiamo fatto meno programmi e abbiamo soprattutto rinegoziato il prezzo. Altri numeri importanti non ce ne sono su questa slide, andiamo avanti. Vi voglio segnalare il costo del personale dipendente, che è passato da 24.000 a 19.000. Sembrerebbe un aumento di costo, non è così, vi spiego perché è importante sapere. Allora, nell'anno ancora precedente avevamo aumentato le ore di lavoro della dottoressa Bravato dalle 20 ore settimanali alle 30 settimanali, perché oggettivamente proprio non ci si faceva, perché tra l'altro avete visto che cosa è successo con le ore di lavoro per le prenotazioni, le cose, eccetera, un super lavoro straordinario. Bene, solo che però nel bilancio precedente c'era una quota parte del vecchio stipendio a 20 ore e poi un'altra parte del nuovo stipendio a 30 ore. Quest'anno invece ovviamente c'è l'importo totale reale che è quello delle 30 ore settimanali, quindi non c'è stato un aumento, era solo l'attribuzione di uno stipendio che in parte era un vecchio stipendio, in parte era quello di nuovo. Tutto qua. Questo lo volevo mettere in evidenza, andiamo avanti. Quindi il totale dei costi è 86.000 rispetto a 91.000, quindi abbiamo risparmiato sui costi. Le cose sociali, l'abbiamo detto, sono diminuite fortemente, però i ricavi, grazie ai contributi, diciamo pubblici, sono molto aumentati. La prossima, grazie. Allora, prima naturalmente della votazione, domande, dubbi? Non vedo mai la parte? Posso mettere in votazione? Allora, chi è contrario? Chi si astiene, ovviamente, tutto il Consiglio di Presidenza, per ovvi motivi, si astiene, e quindi possiamo darlo, diciamo, il bilancio consuntivo approvato a maggioranza. Andiamo avanti con l'operativo. Ecco, vediamo quello al 30 settembre. Benissimo, però questo è il rendiconto gestionale, vedete, diciamo, i numeri, del tipo di fornitura Cina, questo è ancora il dettaglio del consuntivo, andiamo avanti, ancora avanti, questo abbiamo visto in definitiva, bilancio, vediamo il bilancio preventivo finalmente. Allora, il bilancio preventivo, abbiamo che le quote sociali, che sono state bassissime l'anno scorso, erano 37.000, noi prevediamo almeno 58.000, anche in considerazione dei soci che effettivamente hanno già rinnovato. Per quanto riguarda le altre cifre, quindi con un intervento, i contributi degli enti pubblici non è possibile ripetere le esplosioni di quest'anno per ovvi motivi, quindi non ci saranno 71.000 euro, che probabilmente nella storia non vedremo mai più, però diciamo, abbiamo già due promesse di contributo da parte della Regione e del Ministero, e quindi 28.000 dovremo averli assicurati, salvo naturalmente che ce ne siano anche altre. Noi vi tentiamo tutti, non è che ci lasciamo sfuggire le occasioni, però diciamo che ragionevolmente su 28.000 ci possiamo fare assicurati. Quindi nell'esercizio di previsione abbiamo chiaramente una differenza di costi. Si vede dal 30 settembre 2022 ci registra più dell'esercizio con un avanzo modestissimo, quindi sostanziale pareggio, come differenza tra le entrate e uscite, e salvo naturalmente maggiori ricavi della quota associativa, che speriamo che ce ne siano naturalmente, ricavi straordinari durante la presentazione di progetti, la richiesta di finanziamenti a enti pubblici. Andiamo avanti. Allora, domande sul preventivo? Sì, prego. La previsione del 5 per 1000 è più bassa. Allora, ottima domanda, vedo che qualcuno sente, fantastico. Allora, non è una previsione, questo è già il consuntivo dell'anno prossimo, perché il 5 per 1000 lo abbiamo già passato, ed è notevolmente più basso, perché stiamo parlando da premettere che storicamente il 5 per 1000 è sempre stato intorno ai 2000 euro, anno, 2000, 3000, non di più. Invece anche un po' con una diciamo, promozione forse anche un po' troppo martellante, diciamo, abbiamo avuto un notevole incremento negli ultimi anni e nell'anno precedente abbiamo sfiorato quasi 6.000 euro, 5.000 euro, adesso vado a memoria.
nell'anno in cui i soci erano solo 251, diciamo, sono un po' diminuiti, non c'è stato un crollo, però è chiaro che, diciamo, rispetto ai soci precedenti che davano 5.000, non essendoci più i soci, ed è qualcuno in meno c'è stato, diciamo, effettivamente, quindi è normale. Speriamo che possa crescere ancora. Ma questo, ripeto, era un numero, infatti il numero era preciso, non era un numero arrotondato, proprio per, diciamo, questo, questa questione, semplicemente per, oltre che di intervento dei soci, andavamo in linea, quindi insomma era normale. Altre domande? Prego. A parte l'aspetto economico, si può capire quanti soci hanno versato il 5 per 1000? Quindi per avere... Sì, perché andiamo in dettaglio. Abbiamo proprio il dettaglio, volendo si può fornire, diciamo, io non lo ricordo a memoria, però non lo sappiamo, ma diciamo che mediamente ci sono una settantina di soci che danno il 5 per 1000, che forse un po' di più sarebbe meglio, diciamo la verità. Però insomma, noi ci troviamo, lo ricordiamo, va bene il momento, e c'è stato una, diciamo, un riscontro importante, perché poi, ripeto, abbiamo avuto negli ultimi anni un notevole incremento, diciamo, del gettito del 5 per 1000. Dato che non costa nulla, diciamo, a voi, insomma, se non lo ricordate quando ci fa la direzione, sarebbe meglio. Qualcuno fa, prego. Sì, volevo dire, sempre a proposito del 5 per 1000, è stata molto buona l'idea di dare quel foglio per ricordarlo, perché è possibile che uno non ci pensi, si dimentichi, magari vorrebbe farlo, ha in mente di farlo e poi si dimentica. Quindi suggerirei di continuare dando... Grazie, no, mi sembra... Fatto bene a sottolinearlo, vi confesso di aver ricevuto qualche telefonata di qualcuno che stava dal commercialista, molto gentilmente, che mi ha detto: ma che ce devo scrivere questa cosa? Io lo vorrei dare, se ci vuole venire. Però com'è questa cosa? Allora io gli ho dettato il codice fiscale, lui l'ha messo e spero pure che sia uno di quei 80 più o meno. L'anno scorso erano stati meno di 80, però gli anni precedenti eravamo arrivati a una settantina di soci. Poi normalmente dipende anche dall'IRPEF, diciamo, del singolo socio, perché è chiaro che il 5 per 1000 è per le tasse del socio, cioè se c'è un IRPEF, diciamo, importante, il contributo è maggiore. Sono altre domande? Vedo che il 5 per 1000 è un discorso molto molto diverso. Perché è gratis, giustamente. Va bene, se non ci sono altre domande, c'è qualcuno che vota contro? Qualcuno che si attiene? E allora questo lo possiamo dare all'unanimità, che possiamo votare anche voi del Consiglio di Presidenza. Allora, il nuovo Consiglio di Presidenza, diciamo che il Consiglio uscente è formato da Giuseppe Alba, Daniele Furbolo e Domenico Scalia, ai quali naturalmente è stato chiesto la disponibilità a candidarsi di nuovo. Non ci sono state altre candidature, per cui abbiamo solamente l'eventuale conferma del Consiglio dei Provvini. Quindi andiamo alla prossima, diciamo, c'è qualcuno che vota contro, le mogli ovviamente, gli iscrittivi, immagino, chi si attiene? Nessuno? Allora arriva. Andiamo avanti. Allora, formula natalizia, la faranno, non l'abbiamo potuto fare, no? Chiaramente. Però la vogliamo fare un pochino, diciamo, nuova, un pochino diversa, perché intanto sempre, diciamo, mettete sotto l'albero la magia del grande cinema, questo sì, è sempre stata bella questa formula e continuiamo, diciamo, a farla, ma aggiungiamo qualcosa e specifichiamo un pochino meglio. Cioè, nel senso che mentre negli anni precedenti si dava la validità della sorta della nuova tessera promozionale a partire da gennaio, questo diciamo, era un pochino mortificante, perché il 29 dicembre avete fatto la tessera da 110 euro, diciamo la verità, perché dice: ma come, io ho pagato 110 euro adesso, ho adesso 50 euro e gli fate lì una gran parte di tutto. Allora, prendiamo di fare una tessera di 50 euro, che era la tessera promozionale sempre, però per 25 film, che è sempre molto conveniente, perché stiamo parlando
di 2 euro a film, che è un prezzo assolutamente, diciamo, che non ha riscontri di nessun tipo, però quindi, diciamo, a partire dall'aldilà da febbraio, dal 22 febbraio 2022, raggiungiamo come film, quindi insomma abbiamo scelto il film giusto. Però vogliamo aggiungere a questa tessera aggiuntiva sia un ulteriore DVD omaggio, quindi chi aveva già avuto il DVD l'aveva presentato, non lo so, chi regala una tessera, un secondo DVD, quindi sembra giusto, insomma, anche per un po' che vogliamo, però incrementare il numero di soci, ma anche un bonus, diciamo, per dei giovani under 30, per 5 ingressi gratuiti, quindi non è una tessera, attenzione perché non possiamo fare una tessera da 5 ingressi, ma è un bonus, cioè noi prendiamo un elenco, ovviamente, delle persone che ci saranno eventualmente segnalate dai soci, e un bonus che vale però per i due spettacoli dove non c'è nessun problema, perché sono gli spettacoli, come sapete, che hanno meno prenotazioni, che sono quelli del mercoledì alle 16:45. Questo anche sia per, diciamo, invogliare maggiormente a fare questo regalo di Natale, che è un bellissimo regalo, quando si regala cultura sempre straordinaria, è molto modesto, perché prima 50 euro, 2 euro a film è molto modesto, e poi c'è in più la possibilità di far venire un ragazzo giovane, sotto i 30 anni, a vedere qualche film di qualità in una sala di qualità come questa. Questo anche perché il futuro di tutte le organizzazioni è sui giovani, questo è una banalità talmente grande, non bisognerebbe mai sottolinearla, però abbiamo bisogno effettivamente di qualche giovane in più, quindi magari facciamo riconoscere la realtà, vengono a vedere 25 film gratuitamente e magari portarsi poi che prendono in considerazione l'idea poi l'anno dopo magari di associarsi, poi saremo alle 30. Pagherebbero anche l'anno dopo, tra 8 e 110, quindi insomma comunque la politica di avvicinamento ai giovani c'è e speriamo che possa dare dei buoni risultati. Questa è la promozione. Siamo avanti? Allora, la parola a voi. Dai, le parole, ancora la prossima, perché abbiamo qualche spunto. Suggerimenti, proposte, la mentele. Vi piace o non vi piace questo cinecicco? Che dovremmo fare di meglio? Ci piace. Eh? Ci piace. L'unico film che non mi è piaciuto è quello di oggi. Ah! Vabbè, prego. Sì. Una proposta che non riguarda tanto il cinecircolo quanto la sede del cinecircolo. Sì, magari dando anche un contributo come cinecircolo al... Vuoi sentire in giù gli porta il microfono? No, no, no. Parlo più forte. Magari... mettendosi d'accordo per dare anche un contributo, visto che ce l'abbiamo la disponibilità, al gestore della sala per migliorare l'assetto dei bagni, perché c'è una cosa che non è assolutamente coerente, l'unica cosa assolutamente non coerente con il livello della sala sono i servizi. Oh, io apprezzo perché non sei la prima persona che fa questa osservazione, l'abbiamo fatta più volte. Qui c'è un problema proprio di... perché attenzione, i bagni non sono sporchi. C'è questo problema che quando piove, evidentemente c'è acqua un po' che del sottosuolo, che affiora soprattutto nel bagno degli uomini e fa quel velo d'acqua che ti dà un senso, diciamo, un po' di repulsione. Ma è proprio un velo d'acqua ed è quando piove. Facci caso perché quando piove non c'è. Anche proprio come struttura. Sì, diciamo che forse un'idea nel programma, questo l'abbiamo chiesto effettivamente, insomma, chiaramente il momento è difficile un po' per tutti. Noi abbiamo suggerito di fare un piccolissimo pavimento galleggiante, anche di 2 cm, no? Perché passano 2 cm e quel velo d'acqua uno non se lo trova tutti lì. Anche noi l'avrà una spesa, quindi insomma, vediamo. Dare una mano al gestore. Ah, perché no? Siamo migliori al 50% come numero di certo. C'hai davanti il segretario che sta registrando mentalmente tutto. Quindi... Nel bagno maschile, per esempio, sono stati disattivati
entrambi le cose. Sì, esatto, si potrebbe chiamare di mare come quelle tracce. È un bagno nel momento della concentrazione. Il bar c'è sempre che fa speranza, che però mi pare molto. Devo dire che quando il bar era aperto, però attenzione, quando il bar era aperto, il bar si è molto lamentato del fatto che noi del Cinecircolo non lo frequentavamo abbastanza. Adesso io lo voglio dire, cioè chiaramente il bar è comunque un esercizio commerciale, c'ha un addetto al bar, se ricordate c'era quella deliziosa diciamo signorina che si chiamava Carmen, che peraltro di professione era attrice, quindi era molto diciamo in qualche modo era diciamo aderente al luogo, e però quella persona che doveva essere pagata ovviamente per stare qui tutto il giorno, alla fine il gestore ha detto io non riesco a pagare, così vende questa persona. Quindi che vi devo dire? No, siamo pochi, spendiamo poco al bar, loro però la mattina facevano qualche diciamo qualche commercio. Le vicinanze non ci sono. Sì, questo è vero. È pieno Roma. No, ma io per esempio mi ricordo che noi ci andavamo poi, vabbè, noi siamo qui 6 ore in materia di sempre mercoledì, quindi insomma lo usavamo, no? Cioè, quelle pompette assurde fenomenali che facevano, meravigliose. Però non bastava, quindi noi ci troviamo sempre, speriamo che si possa avere, poi a meno che non ci sia qualche software che si voglia inventare gestore di bar, lo scavo il volo, no? Io non so, qualche buon taglio. Altre idee, proposte? Io volevo chiedere una cosa, se qualcuno si vuole iscrivere a gennaio può farlo pagando la quota intera. Sì, esatto. Sì. O meglio, lo può fare con i 50 euro, però può entrare dal 22 di febbraio in poi. Perché? No, ma può venire il martedì pomeriggio. Sì, beh, certo, sì. Può farlo. Lo può fare, le iscrizioni sono sempre aperte. Però con la quota intera fino al 22 di febbraio. Chiaramente. Qualcuno si era lamentato, devo dire, dei soci, facendo la classica divisione, importo. Se noi facessimo valere la tessera dal primo spettacolo di gennaio, il film verrebbe praticamente tipo un euro e qualche cosa, 1 qualcosa, che non è, diciamo, gratificante per chi questo film ha pagato 2,75 euro, no? Chi fa la tessera a 110 euro, c'ha il film a 2,75 euro. Allora, solamente, cioè se noi lo facciamo valere dal 1° gennaio, costa la metà, sembrava esagerato e poco rispettoso per chi qualche giorno prima aveva pagato 110. E allora ci sembra più equilibrata, no? Questa, ne abbiamo parlato con il Consiglio di Presidenza e ci è sembrato più equilibrata. Per non limitare agli spettacoli del mercoledì, ecco, è possibile fare... Sì, come no, sempre il martedì, cioè, no, peraltro avete visto che noi non siamo fiscali, cioè nel senso che c'è una flessibilità di ingresso, chi non può venire allo spettacolo viene anche dopo, o vuole venire il giorno dopo, fino a che non ci sono problemi di capienza sala. Tra l'altro non avremo... Sembra, almeno in prospettiva, secondo quelle che sono le indicazioni, non avremo di nuovo limitazioni di posti, quindi rimarrà sempre la sala piena. E quindi diciamo, cioè, per adesso, da un bel po', non abbiamo mai avuto problemi di capienza di sala. Per cui, insomma, ci vengono quando vogliono, non in assoluta libertà, qualche volta un po' meno, qualche volta un po' di più, quando c'era sempre un po' di meno. Sembra che sia, diciamo, irrisultabile, ma insomma la storia è sempre voluto questo, nonostante abbiamo messo un motore prima e poi i fratelli la fila dopo, cioè, dire, abbiamo fatto un tennis, però non siamo riusciti ad attrarre più di tanto, ci dispiace. Le assemblee sono scoraggianti. Sono scoraggianti, però possono essere noiose, adesso io non so... Potremmo ipotizzare per il futuro, non so, distribuzione di porchetta, però non lo so, cioè,
non so cosa fare, in quegli anni soci. C'è stato un momento di discussione tanti anni fa, di una decisione che avrebbe suonato veramente come insomma, particolarmente diciamo punitiva, che era quello di metterlo tra i primi e il secondo tempo di un film. Non l'abbiamo mai visto. Ti faccio il dito da togliere in bocca. Tu vuoi sapere come si dice prima, allora ti fai la prima. Però ci sembra esagerata, oggettivamente esagerata. D'altra parte poi chi ha voglia di venire, di discutere, chi non viene, evidentemente si fida di quelli che sono. Certo. Questo non c'è dubbio. Non c'è un numero di avvenire, quindi sono contato. Bene, allora abbiamo l'ultima a questo punto, che è quella dei ringraziamenti, giusto? Che non ci sono sempre per noi, ricordo naturalmente, e quest'anno abbiamo aggiunto, diciamo, allo slogan che ricordando veramente troppo bello di guardare il film l'ultima in cattiva compagnia, quindi bisogna venire, ci si informa a vedere quelli belli, farò vedere. Allora, grazie per essere venuti, però, come vi avevo detto, in continuità vi offriamo un contenuto culturale ad altissimo livello, che è il corso a Milano dei Rubi dei fratelli Francesco e Giancarlo Davila, che spero sia in tavola, vero? Ci sono? Eccoli, vedi, ce l'abbiamo, quindi dura poco, 10-12 minuti mi pare, no? Sì, andiamo. Perfetto. Allora, se possiamo partire con il filmato, 12 minuti e poi facciamo con gli altri e con i fratelli Davila. E via. Ma poi dobbiamo, vengono proprio loro? Sono qui, eccoli. Ah, allora, anzi, gli facciamo una applauso. Grazie.